Dopo la sublime introduzione di Schubert e Maria Callas, ci avviciniamo assieme al maestro e al professore Roberto Tarasconi, che poi vi verrà presentato in modo adeguato. Ci avviciniamo a quello che è il tema di questo pomeriggio. Ci avviciniamo al Natale, ma in particolare credo a quella che è l'essenza del Natale, direi quasi il distillato puro del Natale, è il germogliare della vita in Maria e in ogni donna. E oggi presentiamo questo capolavoro assoluto di un gigante del Rinascimento, Piero della Francesca. Piero della Francesca nacque attorno al 1412-15 a Borgo San Sepolcro, oggi non si chiama più Borgo San Sepolcro, così chiamato perché secondo la leggenda fu fondato da due pellegrini di ritorno dalla Terra Santa che portavano alcune reliquie del Santo Sepolcro. Era un borgo descritto da un grande intellettuale, romanziere intellettuale britannico, Aldous Huxley, lo descrive come un borgo cinto di mura, con bei palazzi rinascimentali, con balconcini in ferro battuto, fioriti, ampia valle, ordinato e con il più bel dipinto del mondo. Era la resurrezione di Piero della Francesca. E dobbiamo proprio a questa citazione il fatto che oggi, ancora oggi, possiamo visitare San Sepolcro, perché durante la Seconda Guerra Mondiale il comandante alleato che avrebbe dovuto bombardare questo borgo si ricordò di questa citazione e lo evitò. Quindi San Sepolcro con i suoi capolavori è salvo, perché le cose più belle non possono morire. Abbiamo scelto la Madonna del Parto proprio di Piero della Francesca? Perché di Madonna del Parto ce ne sono altre, capolavori del 300, del 400, ma io credo che la Madonna del Parto di Piero della Francesca, che il professor Tarasconi ci illustrerà, ci racconterà, approfondirà il senso, il contenuto, io credo che sia davvero la più umana e la più divina, come lo stesso professore ha suggerito di scrivere nel titolo della comunicazione. La più umana e la più divina, perché Piero della Francesca è uno di quegli autori, di quei personaggi che hanno portato una tale innovazione da innescare una vera e propria rivoluzione. E le sue opere riescono a coniugare la monumentalità, la fisicità dei personaggi con la solennità, con la sospensione. Quindi la monumentalità di Masaccio, di Giotto, questa fisicità plastica riesce nello stesso tempo ad essere solenne e sospesa. E infatti questo credo che sia è un capolavoro assoluto di quello che è conosciuto Piero della Francesca,
che si faceva chiamare Piero del Borgo inizialmente, non del Francesco. Credo che sia la più intima delle opere, la più sensibile, la più personale, che forse aveva realizzato in ricordo della madre, proprio in un povero muro di una povera cappella di Monterchi. E come dicevo, il grande rivoluzionario Piero della Francesca, oltre che grande pittore, è stato un grandissimo, il monarca, viene chiamato dal Vasari d'Arge, un grandissimo matematico e geometra. È il teorico della prospettiva, teorizza nei suoi codici e nei suoi disegni le regole della visione prospettica, tradurre il tridimensionale nel bidimensionale del foglio, della tela e quant'altro. A Reggio Emilia, nel cuore della Biblioteca Panizzi, custodiamo uno dei più preziosi codici di Piero della Francesca, appunto uno dei De Prospettiva Pingendi, impreziosito ulteriormente dalle chiose e dai disegni di pugno proprio del grande maestro. Poi credo che il professor Terasconi voglia essere coerente con quello che è un po' il nostro dettato, quello di valorizzare, se mai ce ne fosse bisogno, anche il nostro territorio. E credo che ci sarà un riferimento ad un altro grande del Cinquecento, che è il Correggio, che è delle nostre terre, della nostra terra reggiana. Quindi io credo che sia una cosa veramente bella. Ringrazio il professor Terasconi, ringrazio voi dell'attenzione, e io chiudo, lascio la parola un attimo al professor Valdesalici, che saluta il professore, suo collega a scuola. Grazie. Il tema della riforma anche della scuola secondaria superiore, il rapporto all'istruzione artistica, dando un contributo notevole. Io credo che se si può parlare di un ottimo insegnante, del professor Terasconi si possa dire proprio solo questo: è stato veramente un ottimo insegnante. Per quanto mi riguarda, e concludo perché credo che sia giusto lasciare lui la parola e svolgere questa lezione, per la quale lo ringrazio molto di essere stato così disponibile, come sempre, voglio solo dire che a livello personale, del professor Terasconi, posso solo dire che è stata una persona che in qualche misura difficilmente si trova al giorno d'oggi, reale, la persona reale nel lavoro che difficilmente si incontra, e di questo io ne sono profondamente grato e lo ricordo sempre con grande affetto e lo ringrazio per tutto quello che ha fatto. Grazie Roberto, buon pomeriggio e buona lezione. In cambio siamo in questo ambiente bellissimo che ha una dimensione proprio domestica, che è in fondo l'atmosfera più adatta per avvicinarci a un capolavoro come quello di cui parleremo stasera. L'introduzione, chiaramente non ho la voce della Callas, il mio linguaggio non ha le armonie della musica di Schubert e quindi non aspettatevi, diciamo, altrettanto. Però ecco, è stato interessante, no, la proposta di introdurci all'immagine e al capolavoro appunto di Piero con questo canto, che è la preghiera più famosa e più diffusa, no, nell'ambiente cristiano e cattolico in particolare. E in fondo l'Ave Maria, che è una preghiera che combina e le, diciamo, versetti del Vangelo e attributi dati alla Madonna nel corso dei secoli, ci introduce davvero al problema, diciamo così, del nostro incontro, e cioè del senso con cui cercheremo di leggere e approfondire il capolavoro di Piero, cioè questo rapporto tra divino e umano che
che lì, diciamo così, cioè nella condizione no, storica della Vergine di Maria, si realizzò e che Piero sceglie, vedremo come e come mai, di rappresentare in quel termine, in quel modo. Nell'Ave Maria c'è un punto, diciamo, nodale, che si riallaccia al nostro sottotitolo, Madre di Dio. Spesso, diciamo, siamo molto abituati, no? A questo tipo di terminologia e quindi scorrono le parole anche quando si recitano i rosari, ma in effetti Madre di Dio è un problema che investe questioni di carattere teologico che hanno portato, diciamo, a scismi, a discussioni dentro la Chiesa dei primi secoli, fino a quando diciamo, questa definizione venne canonizzata, cioè ufficializzata, e quindi vedremo, no? La Madre di Dio che in quei secoli avrà un'immagine, essendo madre dell'Onnipotente, di altrettanta potenza, regalità, autorità, potere e quant'altro. Ma nel caso nostro, diciamo, siamo di fronte a un'immagine della Madonna, tutto sommato relativamente insolita. Tra l'altro, questa di Piero della Francesca la si può considerare il canto del cigno di questo tema, e cioè di questa lettura della Madonna nella sua condizione di donna incinta, donna in attesa. Lo stesso titolo convenzionale di Madonna del parto è un titolo che vuole tutto sommato rimuovere e velare la dimensione propriamente generatrice della donna, e quindi nella stessa nostra Ave Maria, no? Dovrebbe essere nel ventre tuo, ma si dice seno. Perché? Perché si vuole tutto sommato creare, diciamo così, una dimensione di rispetto che eviti, diciamo così, una propensione a dare una lettura troppo umana, troppo fisica, troppo legata a una dimensione sessuale e genitale. Dicevo, perché sarà il canto del cigno? Perché col Concilio di Trento, con, diciamo, le questioni che la Chiesa, anche dal punto di vista teologico e del concetto di sé, affermerà, ecco che la condizione di Maria, sempre madre di Dio, è più ritenuta opportuna nel momento in cui assolva delle funzioni o strettamente devozionali oppure di carattere teologico. E a livello ufficiale, diciamo, la figura della Vergine da sola, appunto, la si vedrà o perché si ripete la storia, no? E l'illustrazione delle Annunciazioni o degli incontri con la Santa Elisabetta, oppure avrà sempre il bambino, oppure, ecco il nuovo, diciamo così, argomento teologico, l'Immacolata Concezione, che diventerà, diciamo, l'icona sacra di Maria più diffusa tra 5, 6, 700 fino ad arrivare, diciamo, alla proclamazione vera e propria del dogma. Prima, diciamo, di entrare nell'ambito dell'opera, dobbiamo in fondo interrogarci su dove, chi, perché, come. Tenete conto che Pio della Francesca, diciamo così, ha avuto una vicenda critica molto sfortunata e soprattutto è uno degli artisti meno documentati. Se voi andaste a guardare, no, in una qualche monografia, vi accorgete che le stesse opere, a seconda degli autori che scrivono, degli storici, no, dell'arte, possono slittare come datazione di decenni addirittura. Talmente, diciamo così, la datazione è legata a un criterio esclusivamente critico e non documentale. Nel caso poi della nostra opera, aggiungo, Pio della Francesca si eclissa di fatto come fama col Cinquecento, perché? Perché la sua pittura è considerata in fondo una pittura ormai superata, e verrà riscoperto nella seconda metà dell'Ottocento ad opera soprattutto di studiosi inglesi che cominciano, diciamo così, ad andare a cercare ciò che è rimasto di questo artista, le opere in fondo da rintracciare sulla base della breve, diciamo così, storia che ne fa il Vasari,
cent'anni praticamente dopo che Piero aveva realizzato quest'opera. Ma se, diciamo così, Piero è sfortunato come vicenda critica, nel senso che viene scoperto solo in epoca sostanzialmente moderna, e in Italia uno dei più importanti studiosi che aprono gli studi su Piero è Roberto Longhi, e siamo negli anni 20 del Novecento, dicevo, ancora peggio è andata quest'opera. Perché quest'opera, non essendo citata dal Vasari, se n'era persa memoria, o meglio, era conosciuta solo dalla gente del posto dove era stata realizzata. Non è Sansepolcro, ma è Monterchi, che è un paese non molto distante da Sansepolcro. L'affresco venne scoperto alla fine degli anni 80 dell'Ottocento, anche questo assolutamente non documentato, e da allora chiaramente viene considerato, diciamo così, uno proprio tra i capolavori massimi delle poche opere che tutto sommato ci restano di questo artista. Attualmente chi di voi è già stato, l'affresco purtroppo lo legge in modo completamente decontestualizzato, cioè fuori da quel contesto che vedremo lo aveva motivato. L'ultimo restauro dei primi anni 90 è stato eseguito in questa scuola dismessa del comune di Monterchi e al termine del restauro, in occasione della mostra, qui sono tre enti che hanno competenza su questo affresco, comune, curia e soprintendenza, non vanno d'accordo su che cosa scegliere come destinazione definitiva, quindi momentaneamente è stato musealizzato in questa ex scuola elementare dove ha subito, diciamo così, i lavori di restauro, consolidamento e quant'altro. E quindi noi oggi lo vediamo in questa sala, illuminata solo da luci LED, entro questa teca climatizzata per ragioni di conservazione, però di fatto abbiamo un rapporto con questa immagine totalmente slegato dalle motivazioni e di rapporto col contesto che l'avevano prodotto. Qual era il contesto? Cioè, perché questo affresco si trova a Monterchi ed è stato fatto a Monterchi? Ma dove? Sappiamo che Monterchi era il luogo di nascita della madre di Piero della Francesca, che però va sposa a un ricco commerciante dei Franceschi. Sua madre si chiamava Romana e non Francesca, vedremo che sono una delle cose tramandate, ma diciamo così, errate. Questa Romana, che va sposa a un Franceschi, era di Monterchi, era di una famiglia rappresentativa di questo borgo, e quindi c'è un legame in un certo qual modo familiare o di parentela, per esempio con gli zii Piero della Francesca. Gli zii di Piero della Francesca firmano la sottomissione del borgo Monterchi ai fiorentini quando, dopo la vittoria nella battaglia d'Anghiari, i fiorentini riescono a incamerare sia il borgo Sansepolcro che Monterchi, e vedremo che anche questo incide sulla storia di questo affresco. Ma come mai, diciamo, un artista come Piero, già famoso e importante, realizza in un'opera, in un contesto, e vedremo in una chiesa che non è nemmeno nel paese? Qui è quanto ci dice Vasari, no? Su un sacco di, come dire, notizie errate, probabilmente tramandate e non mai verificate, però gli studi, diciamo, moderni hanno potuto accertare che innanzitutto sua madre non si chiamava Francesca, ma Romana, e quindi della Francesca di fatto è una corruzione del fatto che il padre di Piero era dei Franceschi. Ancora Vasari apre questa leggenda per cui Piero nasce quando il padre muore, per cui questa madre Francesca, che non era Francesca, lo alleva e soprattutto lo
favorisce nelle sue attitudini, diciamo, artistiche e soprattutto nella sua curiosità di studi sugli aspetti matematico-geometrici. Probabilmente questa leggenda, che tra l'altro ha poi permesso ad alcuni studiosi di derivare quell'altra, e cioè che l'affresco di cui parleremo, Piero lo fa in ricordo della madre, in senso lato, ma la madre è sepolta a San Sepolcro. Viene realizzato in una piccola cappella di campagna, sperduta in mezzo ai boschi, si chiamava Santa Maria in Silvis, ed era una piccola cappella che attirava pellegrini nelle feste periodiche della Vergine. Perché? Perché in questa cappella sappiamo dai documenti dei vescovi che esisteva una statua, probabilmente lignea, probabilmente medievale, di cui si perderanno le tracce, molto venerata perché miracolosa. Quindi l'intervento di Piero a un livello come quello che vedremo, cioè un capolavoro pensato e organizzato dal punto di vista formale, compositivo, esecutivo, ad altissimo livello, viene eseguito in un posto assolutamente, diremmo così, sperduto, fuori da un'utenza e da un pubblico importante, tant'è vero che non se ne perde memoria, cessa, diciamo, l'informazione, anche se non cessa la devozione popolare poi verso l'affresco. Cosa succede a complicare le cose? Che questa cappellina viene fatta oggetto, diciamo così, di un intervento urbanistico, diremmo così, cioè con le leggi napoleoniche la necessità di creare un cimitero fuori del borgo. Cosa dicono quelli di Monterchi? C'è già una chiesina pronta fuori paese, facciamo lì il nuovo cimitero, così abbiamo già anche la cappella senza doverla costruire. E infatti fanno così. Ma mentre allestiscono il cimitero, avviene uno dei più terribili terremoti che nella storia sono avvenuti, nella Val Tiberina, e siamo nel 1789, per cui questa chiesa, già a fine Settecento, subisce, diciamo così, dei traumi dal punto di vista del sisma, molto importanti, che spiegano come mai chi restaurerà questo affresco, primi del Novecento e poi negli anni 90, ma quelli del primo del Novecento lo strappano e si accorgono che lo strappano da un muro che era già stato isolato, nel senso che a fine Settecento c'era già stato uno strappo, come si dice, a massello, cioè io non stacco solo la pellicola dell'affresco, ma stacco un pezzo di muro, come facevano, diciamo, un tempo. Quindi questo strappo è proprio legato probabilmente a questo contesto sismico che danneggia la chiesa, e quindi la devozione per questa immagine porta a salvare almeno la parte centrale dell'affresco, quella più importante. Cosa succede? Che quando gli inglesi stimolano gli studi su Piero, e siamo nella seconda metà dell'Ottocento, c'è, diciamo così, un erudito, un archeologo di Arezzo, che praticamente anche lui indaga su Piero e scopre questo affresco nel cimitero di Monterchi. E quindi Monterchi comincia a essere meta di studiosi, di un turismo colto, no? E cosa succede? Che c'è la necessità di separare la possibilità di vedere l'affresco dalla funzione cimiteriale della cappella. E allora cosa fanno, purtroppo? Il comune di Monterchi negli anni 50, cioè nel secondo dopoguerra, praticamente snatura quella cappella, che già aveva avuto problemi, diciamo, di ridimensionamento, no? A fine Settecento. La snatura perché? Perché ne cambia l'asse. L'asse est-ovest, che consentiva alla cappella originaria di illuminare con un occhio di luce in facciata direttamente l'affresco dietro l'altare, acquista invece una direzione nord-sud per permettere attraverso una scalinata l'accesso diretto alla chiesa senza entrare nel cimitero. Ecco, tutto questo cosa comporterà? Comporta che il rapporto anche
dell'affresco con l'edificio d'origine viene a saltare, ma soprattutto salta anche un rapporto di cui senz'altro Piero ha tenuto presente, e cioè il sole che il pomeriggio batte non solo sulla Madonna, ma l'elemento a disco e circolare esalta e sottolinea molto, diciamo così, la sua pancia, e cioè la sua condizione, il suo stato di gravidanza evidente. Ma proprio perché non abbiamo documenti, qui non possiamo dire a Piero gliel'ha commissionato Tizio Caio Sempronio, non so, il padre era già morto quando... No, il padre ancora no. Il padre, non so, in memoria della moglie, ma non abbiamo documenti. I cittadini di Monterchi, per migliorare, diciamo, questa cappellina sperduta, non lo sappiamo. Però, senz'altro, Piero conosce bene quel contesto di territorio e soprattutto il senso che aveva quella cappellina lì, in mezzo ai boschi. Monterchi è, diciamo così, la volgarizzazione, l'italianizzazione del termine Mons Herculis. Ma di fronte a questo colle su cui è il borgo, c'è un altro colle con un altro borgo. Questo colle in italiano si dice Montioni, che è la corruzione di Mons Iunonis. E cioè ci troviamo in due colli che antichissimamente rimandavano uno a Ercole e l'altro a Giunone. Voi dite, ma questo cosa interessa a Piero? Secondo me gli è interessato molto a capire il perché e il senso di quella cappellina nelle selve. Che storie ci sono? Cosa ci dice il mito nei rapporti tra Ercole e Giunone? Per esempio, vedete che anche lo stemma del comune, perché la leggenda diceva che addirittura Ercole, dopo aver sconfitto l'idra di Lerna, viene lì e fonda il paese. Vabbè. Ecco, qui stiamo vedendo praticamente Monterchi dall'altro colle, dove è proprio il cimitero e dove era è la cappellina. Qual è il mito? Vi ricordate? Ercole, che è un figlio illegittimo di Zeus, viene attaccato al seno della grande dea madre Giunone di nascosto mentre dorme. E il piccolino è così avido e vorace che dà fastidio alla dea, gli morde il seno e lei se lo caccia via in malo modo, e il mito ci dice che il suo seno spruzza latte e questo latte origina la Via Lattea. Attenzione, la Via Lattea nel mito antico, diciamo così, è la via che lega il divino e l'umano. Attenzione, siamo dentro il nostro titolo, Perché? Perché in fondo è all'origine il segno, la Via Lattea, di come gli dèi rendono la terra fertile, garantiscono la vita, alimentano la natura e le sue leggi. Ma gli Etruschi avevano un altro mito. Quello che loro associavano a Ercole, in un loro mito, da adulto succhia il latte di Giunone. Probabilmente presso gli Etruschi non c'era tutta la vicenda della gelosia di Giunone nei confronti di Zeus, eccetera, eccetera. Tant'è vero che l'Ercole italico non è, sì, è l'Ercole delle fatiche, eccetera, eccetera, ma è soprattutto, a differenza di quello greco, un Ercole pastorale, cioè che è protettore dei greggi, della transumanza, dell'agricoltura. E in genere i suoi luoghi di culto erano spesso nelle località ricche di sorgenti. Quindi anche Ercole è elemento fecondo dentro, diciamo così, la radice italica del mito. Quando nei primi del Novecento si sono decisi, no, a strappare l'affresco di Piero dal muro della cappellina, scoprendo poi che questo affresco era già stato strappato ma con un pezzo di muro, nel togliere lo strato di colore, sotto cosa hanno scoperto?
guarda caso, una Madonna devozionale precedente. E i frammenti che sono esposti nella scuola di Monterchi ci fanno capire che questa Madonna era una Madonna del latte, cioè una Madonna che allatta. Quindi questa cappellina sperduta era una cappellina che ab origine era nata a sottolineare in quel contesto territoriale, cioè in quel bosco, su quel colle, questa valenza legata ai riti e ai miti della fertilità. Tant'è vero che se andate ad Arezzo, nel museo archeologico, trovate della Val Tiberina statuine di bambini in fascia, in terracotta, ritrovate, diciamo, nei santuari, tra l'altro anche dedicati ad Ercole, sparsi in questa zona di confine tra Toscana ed Umbria. Quindi Piero è consapevole in fondo di questa memoria e di come quella Madonna del latte che lui va a sostituire, e qui daremo un'altra informazione, non sappiamo chi gliel'ha ordinato, però sappiamo che 1448-49, forte terremoto, molto distruttivo, e probabilmente questa condizione danneggia il vecchio affresco e rende necessario, diciamo, un nuovo intervento. Forse i cittadini chiamano Piero perché è famoso, forse addirittura maggiorenti di San Sepolcro, che è sotto ormai dominio fiorentino e quindi sotto il partito di parte guelfa, incaricano Piero, che negli stessi anni, dicono no, gli storici, sta lavorando ad Arezzo agli affreschi della leggenda della croce. Non sappiamo, però di fatto, ecco, c'è questa continuità tra mondo, diciamo, pagano in quel contesto, sui temi della fertilità, la Madonna del latte e l'affresco di Piero. E qui sono delle informazioni che, per esempio, quella Madonna del latte, come mai? Che è una Madonna trecentesca, quindi di epoca gotica, probabilmente da mettere in relazione alla grande pestilenza della metà del Trecento che investe tutta l'Europa, e quindi c'era questa necessità e questo tributo in fondo di richiesta di grazia all'immagine della Vergine, e il tema della Madonna del latte ha questa dimensione appunto di vita. Il restauro dei primi del Novecento strappa praticamente, monta, no, su un nuovo supporto, lo strato pittorico, e soprattutto viene rifatta a completamento, perché già ce n'era, diciamo così, una versione impropria, settecentesca, la parte alta della tenda, che ospita, appunto, vedete, la Madonna ed è aperta dai due angeli. Però che cosa succede? Che nel trasferire l'affresco sul nuovo supporto, il restauratore ha mantenuto la stessa inclinazione con cui il blocco a massello era stato rimontato in parete alla fine del Settecento, non accorgendosi che questo massello con l'affresco era stato rimontato disassato, cioè con una inclinazione che il restauratore ha voluto tutto sommato mantenere, ma che invece è stata corretta nei restauri degli anni 90. Perché? Perché contraddire, diciamo, una dimensione verticale è, diciamo così, estremamente riduttivo in una composizione come quelle legate a Piero. Poi hanno, nell'ultimo restauro, ritrovato proprio le giornate di esecuzione, sono 7 giornate per la parte che ci è rimasta. E questo è l'esito, diciamo, dell'ultimo restauro, che ha ampliato il supporto nel senso della larghezza, cioè senz'altro l'affresco in origine arrivava fino all'estremità del pannello che vedete,
mentre non è stata, diciamo così, finta o risolta, anzi è stata tolta l'integrazione novecentesca, quella a completamento della tenda, proprio perché è assolutamente non giustificabile. Adesso diciamo, scorriamo alcuni elementi per capire come salta fuori un tema religioso come quello della cosiddetta Madonna del Parto, e cioè la Madonna, diciamo, in stato di gravidanza evidente. La Madonna, per dire, no, nei primi secoli del cristianesimo è citata in modo rarissimamente nelle catacombe. La più antica raffigurazione della Vergine sono questi due frammenti, che però rispecchiano così una dimensione di narrazione. La visita dei magi, un profeta dell'Antico Testamento che preannuncia il Messia. Ma le prime immagini della Madonna nella storia della Chiesa, del cristianesimo, vengono da Oriente e vengono da dopo quel famoso concilio che la proclama Madre di Dio. E il modello che ha diffusione sia in Oriente che in Occidente è la Madonna Regina, cioè la Theotokos Nikopeia, colei che come un re siede su un trono e in virtù del figlio che ha sulle ginocchia ha altrettanto potere di grazia. E quindi nell'ottica bizantina la Madre di Dio deve avere il decoro e la regalità dell'Onnipotente. Questa, per esempio, è una tra le più antiche immagini della Vergine, però vedete, in un ruolo teologico esplicito, viene dal Sinai. Quel modello, diciamo, si sposta anche da noi in Occidente, per esempio nelle catacombe di Comodilla, ma siamo non ai tempi delle catacombe, delle persecuzioni, siamo già in secoli avanzati, quando le catacombe sono semplicemente luoghi di devozione, eh? E vedete che anche in questo caso è la Madonna col bimbo sulle ginocchia. Nell'ambito bizantino, che è stato a Istanbul, e nell'abside proprio maggiore, nel catino, è questa grande Theotokos a mosaico. Vedete, nel mondo bizantino, dato che siamo in tema di maternità, spesso chi frequenta e sfoglia, no, illustrazioni con tavole bizantine trova madonne che hanno curiosamente come tre stelle d'oro, una sulla fronte e una sulla spalla, sia destra che sinistra. Questo soprattutto quando la Madonna è vista frontalmente. Queste tre stelle hanno un significato simbolico nella cultura bizantina, da noi, diciamo così, è scomparsa. E ce l'alludono, dato che siamo in tema di maternità, alla verginità di Maria prima, dopo e durante. A questa immagine regale, di potere potremmo dire, no? Che poi ha un ruolo di mediazione. Sempre dall'ambito bizantino si diffonde un'altra lettura della Vergine nella sua dimensione invece affettiva, cioè di madre in rapporto al figlio, e quindi il tema del bacio, della carezza, del gioco, o quello che ci interessa a noi, del latte, cioè la Madonna che allatta in un momento molto intimo e privato. È chiaro che questa dimensione, lei che dà il latte al bimbo, che è Gesù, che è il Cristo, che è figlio di Dio, e anche colei che chiaramente ha potere poi di intervento, ne accennavamo prima, no? Ai frammenti della Madonna del Latte nella chiesa di Monterchi. Ma di Madonna da sola non ce n'è, se non, sempre dal mondo bizantino, ci viene una Madonna che indica la sua condizione di maternità attraverso questo ovale, o a volte anche un cerchio, dove figura un bambino. Come dire, io sono la madre di Dio, ma non tanto in quanto sono come Dio regina, perché è sua madre, ma perché, diciamo così, ho accettato di concepirlo dentro di me.
Però questo tipo di immagine, che ha molta diffusione nell'ambito bizantino, meno in Occidente, veniva in un certo qual modo non sempre ben accolta. Perché? Perché questo bambino, già così formato, come se fosse un piccolo adulto, poteva in un certo qual modo negare un'eresia che invece era stata condannata, e che era quella di Nestorio, che diceva: ma in fondo la Madonna non la possiamo chiamare davvero madre di Dio. O comunque, seguaci di Nestorio dicevano: ma quel bambino lei l'avrà generato, ma non l'ha concepito, gli è stato trasmesso già pronto, o comunque senza, diciamo così, una inseminazione in un certo qual modo, e una combinazione, diciamo, naturale, veramente naturale. Era come se un'immagine come questa sottraesse alla Madonna tutta quella fase che dall'Annunciazione alla Nascita appartiene alla storia di una donna incinta. Qui vedete per esempio di Chagall come questa memoria, no, della figurazione bizantina ritorna nel caso in cui lui non sta facendo una Madonna, ma semplicemente una donna incinta, e quindi ritaglia sulla figura questa sorta di utero in cui il bambino è già visibile. Ecco, in epoca gotica, tra 2 e 300, accanto alla Madonna del Latte, proprio per soddisfare esigenze propriamente femminili, e cioè della condizione di colei che è in attesa di un bambino, che ha di fronte tutti i problemi legati non solo alla gestazione, ma ai rischi del parto e del dopoparto, tenendo conto, no, della altissima percentuale di morti, non solo dei bambini, ma addirittura delle puerpere, un tempo. Ecco allora che la Madonna gestante, assieme alla Madonna del Latte, ha buona e grande diffusione soprattutto nell'ambiente toscano e fiorentino in particolare. Però come faccio a evitare che il devoto, guardando una donna incinta, pur Madonna, non faccia poi dei pensieri, diciamo, strani sull'origine e sul come? Ecco allora che quella pancia, pur sottolineandola, tutto sommato la cerco di smorzare come effetto visivo. Questo smorzamento è dato da come la Madonna tiene le mani, da come è ripresa. Per esempio, è chiaro che la pancia la vedo molto meno se la ripresa è frontale rispetto ai tre quarti. Se la Madonna in un certo qual modo alza il lembo del manto, se la Madonna in un certo qual modo nasconde la pancia con un libro, che non è tanto il libro di preghiere quanto è il libro delle profezie. È il verbo che lei, che si è incarnato dentro di lei, capite? Ecco allora che nell'ambito toscano, e non solo, ma questo per spiegare come mai non se la inventa Piero una Madonna incinta, ma di fatto c'è, diciamo, una pratica molto diffusa con esiti diversi. Ecco, in queste Madonne incinte, che adesso vedremo un po' di corsa perché il tempo poi è, più che altro dovrebbero servirci per capire la novità della Madonna di Piero incinta. Per esempio, una delle cose che maggiormente verso cui maggiormente Piero è originale è nel fatto che lui abolisce il libro, cioè abolisce qualunque rimando a qualche valore simbolico, e soprattutto il modo di guardare delle immagini. Le Madonne del parto normali, diciamo così, o meglio, prima di Piero, essendo e avendo questa valenza devozionale, sono Madonne che in un certo qual modo guardano o si rivolgono al devoto, e quindi intrattengono con lui un rapporto diretto. Vedremo che con Piero non è così. Qui addirittura la Vergine si rivolge, quindi capite che
questi gesti che non sono gesti esagitati ma minimi, ma diciamo così, servono proprio a canalizzare l'attenzione dell'osservatore verso una condizione altra che è quella della gravidanza, ma è sempre quella invece del ruolo della Vergine come mediatrice. La presenza stessa degli angeli, quando c'è, allude, vedete questi nella Madonna di Rossello di Jacopo Franchi, reggono, diciamo così, un drappeggio che ha valore di regalità. Nardo Vicione, vedete come accentua la Madonna praticamente frontale, però ne accentua lo stesso, ne sottolinea il gonfiore, no, della pancia da un punto di vista luminoso, però poi le mani sono nella stessa posizione degli antichi quando in epoca ellenistica raffiguravano la Venere nuda, e cioè la Venere pudica classica è una Venere che con una mano si copre i seni e con l'altra il ventre, proprio come sceglie di fare, no, anche Nardo Vicione. Cioè la Madonna è sì incinta, però non è quello l'argomento. Questo è un esempio, no, di interessante della cosiddetta Madonna dell'umiltà, che è la Madonna che siede in genere in un giardino o comunque su un cuscino. Qui è bella, diciamo così, in stato molto avanzato, e con una mano è come se si reggesse, aiutasse a reggere il ventre, però sta leggendo, cioè praticamente ci smista, diciamo così, su un'altra direzione. E Piero invece che cosa fa? Piero umanizza la Madonna. Attenzione, non dimentichiamo, adesso poi andremo anche al divino. Ma il divino della Madonna di Piero sta su come lui la costruisce dentro, vedremo, quella tenda, quel tendaggio e via. Madonna di Piero semplicemente una donna che non ha vergogna assolutamente di evidenziare il suo stato, anzi si, diciamo così, sistema e si bilancia per equilibrare il proprio corpo, e quindi si dà all'osservatore in modo esplicito nella sua condizione d'attesa. Addirittura la veste, diciamo così, viene, vedete, aperta, perché viene slacciata per garantire, diciamo così, una comodità maggiore. Le mani, non c'è libro, non c'è velo o drappo che mi mascheri, mi attenui, diciamo così, il gonfiore della pancia. No, no, anzi, la mano destra me lo indica proprio, mi sottolinea quel peso, quel volume, quella realtà. E la mano sinistra, vedete, è tipica di chi si deve, diciamo, bilanciare nella posizione, dato che il corpo è disposto in un certo modo. Piero questo dove lo legge? Per esempio lo aveva già applicato in quella figura misteriosa del gruppo dei tre personaggi a destra, vi accorgete? Quella figura centrale è scalza, e le grandi discussioni tra gli storici, chi è chi non è, non abbiamo il tempo qui di affrontare il tema dell'identità, probabilmente è un angelo che ispira la discussione tra i due che ha accanto in rapporto a quello che sta succedendo di là in lontananza. E all'epoca di Piero cosa sta succedendo di là? La caduta di Costantinopoli, o meglio la crisi dell'impero d'Oriente. 1453 Costantinopoli è sotto il dominio islamico. Però guardate quella figura centrale, la mano sinistra appoggia sul fianco proprio a bilanciarsi in questa sua posizione, diremmo quasi in un certo qual modo di sosta e di ascolto. Ma ci sono dei precedenti illustri, sia antichi che recenti, cioè dei tempi di Piero. Per esempio questa famosa Minerva di Arezzo, di cui ci sono varie versioni,
era, diciamo così, e che Piero conosceva, perché erano opere, diciamo, ritrovate, non sono scavi moderni. E chiaramente questa posa della Minerva, è una Minerva con radici etrusche, comunque importante, proprio per come questa divinità femminile si dà con sicurezza di sé, con forza, energia. Ma una soluzione analoga della mano sinistra l'aveva redatta Donatello in quello che convenzionalmente è chiamato Davide, altri lo chiamano Mercurio, secondo di uno di chi legge, no? La composizione fatta in un certo modo, che con la mano sinistra regge il sasso che gli è servito per sconfiggere o Golia o Argo, ma di fatto gli serve per riequilibrare la propria posizione. Vedete, come se Piero avesse non rinunciato, anzi sottolineato il senso devozionale e simbolico delle parole che diciamo e che recitiamo nelle litanie. Io qui ho scelto, tra le litanie della Vergine, che è una lista lunghissima, quelle con il termine mater e quella col termine, in questo caso, vaso, cioè un contenitore. Ecco, Piero non ha vergogna, anzi, rafforza la condizione di gravidanza, perché Maria chi è? Se non colei che, accettando l'annuncio dell'angelo, accoglie in sé. È il vaso, in un certo qual modo. E, adesso lo vedremo subito, perché Maria non è qui in un paesaggio sperduto, è, diciamo, sta come uscendo da una tenda, è come il tabernacolo che era ospitato nella tenda di Mosè quando il popolo, fuggendo dall'Egitto, cercava di arrivare nella terra promessa. E Dio aveva ordinato a Mosè di costruire questa tenda dell'alleanza che serviva alle cerimonie, ma soprattutto a custodire poi nell'ambito più sacro l'arca. E in quell'arca cosa c'era? Le tavole della legge, la verga di Aronne e un vaso d'oro, ci dice la Bibbia, che custodiva 1,3 kg di manna del deserto. Quindi capite, la tenda di Mosè, l'arca dell'alleanza Maria, il suo ventre che è il vaso, che come là era il nutrimento, no? Che aveva salvato il popolo, qui è il Cristo che salva l'umanità. Quindi vedete come ci sono questi rimandi in una soluzione apparentemente semplice, apparentemente spoglia. Lo sguardo della Madonna corregge quella dimensione a rischio di orgoglio che il suo portamento potrebbe far fraintendere all'osservatore, al devoto. Cioè il corpo si atteggia proprio nella sua plasticità di donna in attesa e quindi che si equilibra con le necessità di quella sua condizione. Lo sguardo però non è uno sguardo di orgoglio. Ha le palpebre, vedete, abbassate. È in una condizione, in fondo, diremmo, di modestia, di umiltà. Perché? Ecco dimensione divina e umana. Piero comincia a farci capire che questa donna sta vivendo un'esperienza neanche chiara per lei. Cioè una dimensione in fondo di mistero. Lei ha detto, eccomi, sei fatta di me, no? Secondo la tua volontà. Però la Madonna non sa che cosa succederà, che cosa sarà questo tipo di esperienza sconvolgente di umano e di divino che si incontrano. Ecco che Piero corregge la figura attraverso la posizione proprio delle palpebre, dello sguardo. Qui vi faccio vedere alcuni particolari di altre opere di Piero, dove la Vergine torna, no, con questa dimensione, però essendo in contesto di opere differenti, vi accorgete che nella Palla della Misericordia la Madonna però sta guardando giù. Perché? Perché
sotto il mantello accoglie tutti, quindi guarda i devoti. Invece a Monterchi lei lì è da sola con se stessa, con il mistero della propria gravidanza. E quindi le sue palpebre abbassate non stanno guardando in terra o sull'altare che era lì accanto, ma, diciamo così, esprimono una condizione di riflessione. Questa è la pezzo, per esempio, nel ciclo, no, della leggenda della croce, altro volto, vedete che la similarità di questi volti e questa dimensione, accenneremo, no, a questa sorta di purezza geometrica, no, ovoidale, eccetera. Ma nel caso di Arezzo, vedete che lo sguardo è rivolto all'angelo. Lei sta già rispondendo all'annuncio dell'angelo. E quindi l'occhio è verso un interlocutore preciso. È diverso il modo con cui negli stessi anni o negli stessi decenni, a seconda, no, il tema della Vergine incinta è risolto da altri artisti rinascimentali. Per esempio, bellissimo, di Luca Della Robbia, questa maiolica invetriata con questa Maria quasi bambina che incontra Santa Elisabetta, ovviamente per Luca Della Robbia, o forse la committenza, è una dimensione in fondo di verginità e di purezza che prevale nella resa della figura e del personaggio, piuttosto che il suo stato effettivo, no? Fisico. Gli studiosi propendono a collocare, siccome non ci sono documenti, l'affresco di Monterchi contemporaneo agli affreschi della leggenda della croce nella Basilica di San Francesco di Arezzo. Però noi sappiamo che già su quegli affreschi di Arezzo non c'è accordo, perché lì mancano documenti. Tra l'altro Piero della Francesca era un artista che spesso sospendeva, sappiamo che si sposta a Roma, ritorna, quindi però ecco, dal punto di vista stilistico la Madonna di Monterchi, proprio come resa della figura, è molto vicina e simile alla fascia mediana delle storie della leggenda della croce, e in particolare il confronto viene fatto con la scena, con le dame, no? Le damigelle che accompagnano la regina di Saba, prima quando scopre il legno della croce, poi nell'incontro con Salomone. Però certi studiosi fanno notare che, per esempio, l'acconciatura dei capelli è diversa, e quindi sono momenti e periodi differenti, perché non è la stessa moda. Non so se vi siete accorti, ma la Madonna di Monterchi ha sì, diciamo così, i capelli all'interno di questo velo intrecciato e via, però le orecchie non sono coperte, come invece è nella moda che documentano queste ancelle della regina di Saba. Qui scorro perché sapete tutto, e cioè la grandezza di Piero dove sta. Lui è considerato davvero il vertice del primo Rinascimento, nel senso che in lui convergono tutta una serie di stanze che vengono praticate da altri artisti, quelli che avviano la nuova arte fiorentina, Brunelleschi, Masaccio, Donatello in particolare, ma anche Domenico Veneziano e Beato Angelico. E lui è come se elaborasse, ecco la sua originalità, ma anche la sua grandezza, adesso vedremo in che senso, originalità nel senso di tener conto di tutto ciò che questi suoi artisti in ambiti diversi stanno sollevando come problema di figurazione, cioè come esprimersi, come comunicare, con quale rapporto con l'immediato, e cioè la dimensione gotica. Per esempio nella pittura il tardo gotico aveva dimostrato abilità straordinarie nel restituire l'osservazione naturalistica degli animali, delle piante, dei fiori e quant'altro. Ma per esempio la grande novità, attraverso gli studi umanistici, è la scoperta dell'arte antica, e quindi il tema della figura umana, il tema della storia, il tema soprattutto per architetti, scultori, e vedremo per Piero, delle proporzioni, e cioè di come i corpi
che essendo, diciamo così, nella realtà estremamente variabili e mutevoli, in realtà è bene, per ragioni di ordine e di chiarezza, di senso, in un certo qual modo codificarli, cioè costringerli a dei rapporti di misura proporzionali. E Brunelleschi questa cupola la riesce a fare perché studia gli antichi, oltre a godere, diciamo così, delle capacità tecniche accumulate in epoca gotica. Però è la riflessione su come funziona il Pantheon, è la cupola del Pantheon che lo porta a trovare e individuare una soluzione costruttiva specifica per Firenze. Questa sua osservazione e misurazione dei monumenti antichi lo porta in fondo, il discorso delle proporzioni, il discorso dei numeri. Ma cosa vuol dire numeri? Vuol dire che allora io posso ridurre ciò che per me è distante, ciò che per me è volume, a rapporti di misura. Se questi rapporti di misura si possono esprimere matematicamente, quindi geometricamente, io posso individuare, ed è Brunelleschi a farlo, un sistema per rappresentare la profondità controllato, verosimile, non gratuito, non improvvisato. Ed è appunto, sono le regole della prospettiva, di cui Piero diventa sommo maestro. Tenete conto che Piero ci diceva al Vasari, no? L'amante tanto brava che lo avvia subito agli studi di matematica e di geometria. Non solo, ma poi pur essendo in età di poter esercitare il pittore, cioè iscriversi già a 15 anni a una bottega, però, come dire, lo favorisce a proseguire i suoi studi di geometria e di matematica. Ma perché? Un malizioso dice per forza, figlio di commercianti di tessuti, doveva ben imparare, diciamo così, non solo a leggere e scrivere, ma anche a far di conto. Ma non è lì il problema. Vedremo che, come dire, la nostra Madonna, per esempio, è costruita con, e questi sono stati gli ultimi restauri, e le tecniche di computer, di calcolo, che l'hanno consentito, la Madonna di Monterchi sarebbe, diciamo, concepita attraverso una griglia con un modulo, basata su un modulo che è la sezione aurea del braccio fiorentino. Comunque, vedete, Brunelleschi ragiona ormai in termini di proporzioni e quindi la dimensione modulare della progettazione diventa la grande novità e ovviamente c'è già pronto come linguaggio tutto il repertorio degli ordini classici, dorico, ionico, corinzio. Sono già pronti lì, perché già gli antichi ragionavano in quel modo. Non conoscevano i greci l'arco, i romani sì, ma comunque, di fatto, dal punto di vista costruttivo e architettonico, gli antichi avevano già elaborato qualcosa di pronto, e Brunelleschi cosa fa? Riprende proprio gli ordini. Masaccio, la dimensione della centralità della condizione umana. In fondo il tardogotico tendeva a privilegiare un'utenza, quella ricca, facoltosa, aristocratica, cavalleresca, come volete, dove in fondo la tavola è bella perché è preziosa, perché è raffinata nel suo disegno, perché è ricca di citazioni anche naturalistiche, lepri, conigli, leprotti, uccellini, fiorellini e quant'altro intorno alla Madonna. Ma non è quello il problema in una cultura dell'umanesimo. Nella cultura dell'umanesimo ci si interroga, ma la figura che io voglio rappresentare cosa significa? Quello io devo riuscire a comunicare. Ecco la grande rivoluzione di Masaccio che, acquisendo nei suoi rapporti con Brunelleschi la dimensione della profondità e dello spazio, acquisendo il vantaggio delle ombre ordinate per cui la luce non capita dove capita o contemporaneamente da più parti, ma la luce naturale ha un'origine e quindi le ombre devono regolarsi di conseguenza. Ma a parte questo, questo spazio poi, così verosimile, deve essere vissuto da una condizione umana che va approfondita nel suo ruolo, nella consapevolezza delle proprie capacità. Così Beato Angelico e Domenico Veneziano, e soprattutto Domenico Veneziano, perché Piero, sappiamo, che si forma e collabora con Domenico Veneziano, acquisisce e deriva, facendone però un uso, diciamo, molto più profondo,
e personale, acquisisce questa scelta, no, di colori molto, diciamo così, accesi e luminosi. E da Beato Angelico, per esempio, anche la geometrizzazione degli elementi di paesaggio. L'uso, Angelico e Domenico Veneziano, di una luce che non è la luce naturale, ma è una luce che esaspera più che creare delle ombre, rende luminose le tonalità cromatiche scelte. E infatti nei personaggi sia di Angelico che di Domenico Veneziano le ombre non sono ombre nel senso chiaroscuro, ma l'ombra è lo stesso tono più profondo, meno schiarito, meno tendente verso, diciamo così, il bianco. E infatti quella che è considerato il primo capolavoro, ma senz'altro non è la prima opera di Piero, ma purtroppo è quello di Piero, vi dicevo, non c'è rimasto tanto, e tutte cose molto, molto... questo battesimo di Cristo che ci dice il taglio che Piero sta dando, il senso per lui la pittura. Cioè la pittura è sintesi del rapporto uomo-natura, uomo-storia, umano e divino. Proprio come in questa composizione dove la testimonianza degli angeli da una parte, un albero che segna verticalmente un rapporto aureo nelle due distanze, sinistra e destra, la figura del Cristo nell'asse esattamente mediano, la colomba che certifica e attesta, no, la divinità del Cristo, che è centro del cerchio della centina e dell'arco con cui si conclude. Vedete che, cosa significa costruire? Costruire in questo modo significa non tanto andare sul sicuro, perché il cerchio è una forma più tranquilla che non fatto a mano o non so cosa, ma usare la geometria, e lo vedremo anche nella Madonna del Parto, per Piero della Francesca significa visualizzare la sostanza, la struttura del mondo creato da Dio. Il mondo non può che essere in armonia, e ciò che a me appare mutevole e variabile in realtà, come dire, è una mia distrazione. Io devo pervenire di fronte a un'immagine sacra a un rapporto su ciò che invece è eterno, immutabile, e cioè la dimensione divina che ha dato quelle leggi e all'uomo le capacità, no, di scoprirle, che mi consentono appunto di esaltare ed esasperare in fondo questa tensione verso una dimensione di mistero, il divino, che però io nella mia condizione umana riesco lo stesso, cerco, no, di visualizzare per quel tanto attraverso un criterio matematico, geometrico di proporzioni. Questo è l'affresco che la comunità di Montelchi fa fare a Piero per un edificio pubblico, no, del comune, dove adesso è il museo, e vedete come questo affresco di Montelchi, così famoso, così celebrato, era proprio nello stemma, ancora oggi, del comune di Montelchi. Quindi bisognerebbe stare ancora altrettanto, però capite come è diversa l'interpretazione che Piero dà del tema della risurrezione. Cioè non la sorpresa, non lo stupore, ma il Cristo che è lì fermo, esce dal sepolcro ed è lì. Perché? Perché lui è il Signore del mondo ricreato, rinnovato attraverso la sua morte. Sinistra e destra vedete il paesaggio, no? Opposto, secco, in germoglio e via. Anche qui elementi di costruzione geometrica. Nell'introduzione si accennava, no, al fatto che Piero a un certo punto ha sempre il bisogno di mettere per iscritto tutte queste sue conoscenze di tipo matematico-geometrico, di tipo prospettico. Questo sarà appunto negli anni 70 e soprattutto poi negli anni 80, quando ormai diventando cieco, potrà
come dire, dettare anche. Di fatto ce ne sono pervenuti tre di testi. Uno è il De Abaco, che è un trattato di contabilità, ma anche di geometria. E nel De Abaco Brunelleschi comincia a studiare i solidi regolari. Poi questo importantissimo Libellus dei cinque corpi regolari. E vedremo che uno di questi ci interessa direttamente. E poi il trattato sulla prospettiva, che è proprio uno strumento di insegnamento, di pratica, di come appunto disegnare in prospettiva. Ecco, sulla destra vedete i cinque solidi geometrici regolari. 1, 2, 3 hanno le facce che sono triangoli equilateri. Poi c'è il cubo, che chiaramente ha le facce quadrate. Poi, attenzione, c'è il dodecaedro, sono 12 facce, 12 pentagoni. Cosa vuol dire? Da quello che a noi ci interessa. Tra l'altro, come simbologia, questi cinque solidi regolari, attenzione, non è Piero a scoprirli, è lui studiando gli antichi, Euclide, poi soprattutto Archimede, Euclide e anche Pitagora. Queste sono le illustrazioni, disegni, no? Autografi di Leonardo da Vinci, a illustrazione di un testo di Luca Pacioli, che, attenzione, Luca Pacioli che cosa fa? Quando Piero muore cieco e tutto sommato, non dico dimenticato, ma quasi, a Borgo San Sepolcro, lui, Luca Pacioli, che era di Borgo San Sepolcro, che era stato suo allievo in certi periodi, utilizza il Libellus e lo inserisce nel proprio trattato sulla Divina Proporzione, ed essendo a Milano fa realizzare le illustrazioni dei solidi. Questi sono i solidi, ma sono tanti altri, sono quelli dei cinque solidi regolari. Questa è una pagina del De Prospettiva Pingendi e vi fa vedere il criterio, cioè questo disegno finale in realtà è il frutto di tutta una serie di passaggi legati, diciamo, su un'attenta restituzione di misure e di proporzioni tali che il risultato è verosimile per l'occhio. Addirittura Piero si spinge a individuare rapporti proporzionali anche nelle misurazioni fisico-anatomiche. Una caratteristica, no, delle immagini di Piero è che in genere le teste dei suoi personaggi hanno questo carattere abbastanza semplificato e geometrizzato. E lui chiama commensuratio questo studio dei rapporti di misura e delle proporzioni tali che consentono poi l'uso del metodo prospettico. E siamo all'ipotesi sulla nostra Madonna. Nell'ultimo restauro, appunto, appoggiandosi a programmi consentiti dal computer, fatti sull'originale, sarebbero riusciti a individuare la griglia e quindi il modulo che è alla base della composizione della Madonna di Monterchi. Questa griglia vede ripetuto quadrati il cui lato è la sezione aurea della misura del braccio fiorentino da terra, quasi 17 centimetri. Come hanno fatto a capire questo? Loro sono partiti da quello che è il punto di vista dell'osservatore di cui Piero teneva conto. L'altezza del punto di vista in questa Madonna è l'ombelico, nel senso che gli occhi dell'osservatore sono all'altezza della pancia della Madonna, dell'ombelico, perché è quello l'argomento. Tant'è vero che a livello dell'ombelico la fodera di pellicce di scoiattolo, no? Che rende elegante, no? E preziosa la tenda, lì è una linea orizzontale, mentre sopra e sotto cominciano a incurvarsi, no? Questi allineamenti. E questo è ancora più vero nel momento in cui è stato possibile, no? Ricostruire lo scorcio della circonferenza della tenda, i vari livelli, e vedete che
questo scorcio ellittico nella parte alta occuperebbe due moduli, nella parte bassa un modulo solo. È stato lo stesso della larghezza delle lesene, non si sa se dipinte o in pietra, che lo dovevano incorniciare. Ecco, in origine questo affresco era sopra un altare, l'altare c'era contro e incorniciato da questa sorta di arco trionfale sorretto da una lesena alta oppure da una lesena più corta su piedistallo. La misura di questa lesena, che tra l'altro corrisponderebbe appunto alla larghezza di un modulo, guarda caso coincide con una lesena fatta fare da Piero, tornato a Borgo San Sepolcro, ristruttura la casa di famiglia e gli fa fare un portale con una lesena che ha proprio quelle misure. È importante sì che il modulo sia un rapporto di sezione aurea, ce la dice lunga, cioè stiamo entrando nel divino. In fondo la sezione aurea è un numero irrazionale, è un numero che corrisponde a qualcosa di incommensurabile, è un numero di decimali che non ha mai termine. Allora, questa dimensione numerica, che era già stata scoperta nell'antichità, è quella che meglio, questa dimensione non controllabile, non commensurabile davvero, è quella che meglio mi apre, pur essendo utile, a costruirmi il rapporto sul mistero di ciò che è davvero indefinibile, e cioè il mistero divino. Ecco allora che in Piero l'uso frequente del rapporto di sezione aurea ha, dal punto di vista visivo, non solo garanzia di appagamento, perché già gli antichi avevano scoperto che, ma questo scoperto in natura, ma lo praticavano poi anche nelle arti, che il rapporto di dimensione aurea risulta estremamente più gradevole all'occhio umano. È come se l'occhio riconoscesse una bellezza maggiore, una validità più forte a quel tipo di rapporto. Ma gli antichi avevano poi scoperto, e questo Euclide, ma soprattutto poi Pitagora, che c'è un poligono regolare, il pentagono, le cui diagonali, le cui mediane, quando si incrociano, si intersecano in segmenti che stanno tra di loro in sezione aurea. Quindi il poligono, rispetto ad altri poligoni regolari, il pentagono, scusate, è, diciamo così, una forma privilegiata per alludere a questo rapporto con qualcosa che sfugge, diciamo così, a una dimensione definibile. E infatti il dodecaedro già nell'antichità era considerato il solido geometrico più perfetto. Perché? Perché era quello, essendo più tangente alla sfera, che mi alludeva a ciò che era oltre, essendo il quinto solido, oltre gli altri quattro, che invece erano agganciati alla simbologia di terra, aria, acqua e fuoco. Quindi il dodecaedro è oltre la dimensione di natura, è oltre la dimensione dell'esperienza, mi apre, gli antichi era il cielo, no, delle stelle fisse, il cielo che poi rimandava, diciamo così, alla dimensione divina ed eterna. Ecco, per esempio, una ricostruzione che è stata fatta, non è vincolante, applicando, no, questa osservazione di come, per esempio, il dodecaedro si applichi bene su questo affresco come matrice di ideazione e di composizione. C'è un particolare, per esempio, che giustifica. Se vi accorgete, questa tenda, che sembrerebbe cilindrica, in realtà non la è, ma non la è non tanto perché gli angeli la stanno aprendo. Vedete che ai lati è bombata, cioè ai lati non scende come dovrebbe scendere.
ospita in fondo e allude a questa presenza tutto sommato più sferica che non verticale. Gli ultimi restauri hanno chiarito che dietro la tenda cosa c'era, e alcuni studiosi avevano ipotizzato prima di questo restauro che ci fosse un abside. In realtà no, questa tenda, che diciamo ha questa forma cilindrico-conica, in realtà è contro, è davanti a una parete piana. Questa parete piana sono state trovate le tracce delle specchiature marmoree che, guarda caso, si alternano, verdi e rosse. Qui, in questa Madonna deliziosa, no? In questo giardino di fiori, vede nell'aureola sia di lei che del bambino riflessi elementi di foglie e fiori. Piero, rigoroso, quando la vuole specchiante la fa, come in questo particolare del politico di Perugia, dove effettivamente io vedo specchiato che va tra uomo e Dio, proprio come Piero è riuscito a costruire questa Madonna di Piero. Vi siete accorti, non è divina perché c'ha l'aureola, quante Madonna hanno l'aureola, ma la grandezza di Piero è nell'aver fatto questa sintesi di umano e divino attraverso, diciamo, questa generazione geometrica di uno spazio entro cui è coerente una figura umana molto concreta nelle sue condizioni.